Presidente, risultato pesantissimo. Primo commento. Sì, pesantissimo, perché un 5-1, se uno non ha visto la partita, magari dice che ci hanno massacrato. Nella realtà non è così, perché sicuramente, facciamo una premessa, secondo me il Brescia, l'ho detto nell'ultimo mese, lo vado ripetendo, il Brescia è la squadra candidata alla promozione diretta perché è la più forte di tutte, però non ha bisogno sicuramente di arbitraggi di questo tipo. Che cosa è successo con Aureliano che poi l'ha cacciata, visto che ha toccato il tema dell'arbitro? Ma niente, non è successo niente, io gli ho detto quello che pensavo, cioè che ogni volta che viene a Pescara fa i macelli e quindi è meglio che non viene più. Speriamo di non incontrarlo più Aureliano, perché c'è un rigore alla fine del primo tempo su Scognamiglio grosso come una casa, il secondo gol loro, il fuorigioco netto, che dobbiamo giocare. Al primo fallo che ha fatto Gravioni c'è stata una munizione, loro hanno fatto un quintale di falli, non hanno preso una munizione, quindi evidentemente oggi la vista è storta. Il rammarico, chiuso il discorso sull'arbitro, magari potrebbe anche essere per quelle due palle gol in apertura non concretizzate sull'1-0 per il Pescara, poteva cambiare un po' il tema della partita. Ma noi ci abbiamo messo del nostro, ci mancherebbe, non è che la partita l'ha fatta l'arbitro, la partita l'abbiamo fatta noi e il Brescia, e noi ci abbiamo messo del nostro perché abbiamo sbagliato diverse palle gol e poi il loro portiere ha fatto diversi interventi importanti, che loro erano forti là davanti, ma anche tutta la squadra del Brescia è fortissima, quindi non scopriamo niente, non ci inventiamo nulla. Il Brescia secondo me è la squadra più forte di questo campionato, lo ripeto, però onestamente non ha bisogno di questi aiuti. Presidente, il risultato è pesante, lei ha fatto un'analisi omnicomprensiva, la domanda è se i biancazzurri escono un po' ridimensionati dal discorso promozione diretta questa sera. Ma io ero più preoccupato dopo la partita di Livorno, non dopo la partita di questa sera, perché la squadra è viva, l'ha fatta vedere, ha giocato, ha avuto le palle gol, quindi se la squadra gioca così sicuramente non siamo morti, anzi, però è chiaro che è una sconfitta pesante e quindi bisogna lavorare ancora di più. Dopo la sua espulsione il pubblico non l'ha aiutata, anzi la curva l'ha criticata, le dispiace questo? Ma non me ne frega proprio niente, non è che mi dispiace, lo dico da anni, loro devono aiutare i ragazzi che poi mandino all'altro paese, a me non mi interessa, non c'è problema, poi ripeto, io sono sempre stato a disposizione, se c'è qualcuno più bravo di me io mi sposto e venisse chiunque, ma non vedo all'orizzonte tutta questa gente vogliosa, però se c'è o se ce l'hanno loro lo portassero, perché io sono a disposizione.